Shots, ancora di nuovo qui con The Train, con il gatto, vai giù gatto, bravo gatto, e con Liquid Zenio, Liquid Zenio, questo c'è il gatto, ah c'è il gatto, va bene, ecco, ecco The Train che piange perché si è scontrato contro Liquid Zenio, ma ha già battuto Godi, voglio dire. Vabbè, ma... vabbè, Godi è un discreto giocatore. Lo tiene, cerca di farselo amico. Mi piace il Team Liquid, eh. Ricordiamoci che questa è la nuovissima mappa Monoprotos, la Mothership. Perché questa qui è una Mothership. Qui c'è il core del Mothership Core. Ovviamente. E tutto intorno è una Mothership. È una Mothership. Quindi siete in territorio Protoss, i Protoss di solito vincono. Su non, questa mappa non è vero niente. Come no? È Protoss. Che c'entra? Mi ricordo l'altra sera... giocano in casa. No, non giocano allora? In casa. Comunque, questa giocano mappa con la casa. Questa partita madre casa. Questa partita ci è stata consigliata da The Train perché dice che è l'unica volta in cui qualcuno abbia utilizzato veramente come un dio i Viper. L'unità preferita di Desa. No, se mi graffi ti taglio le palle. Mi morde. Se mi graffi ti taglio le palle. Aiuto, il gatto mi morde. E mi graffia. Perché tipo si arrabbia con te e morde me, eh? Mi ha rotto le palle. Lascialo. Ma lascialo, c'è il tuo grosso braccio. Prendilo. Aia. Te. Ai. Ma perché? Vai via. Vai da lui. No, vai. Vieni no, qua. No, sì, lo metto sì, qua. Sì, oh, così possiamo commentare. Stai zitto e non fare versacci nel microfono che si sente. C'è il gatto che va prr nel microfono. Gatto di merda. Forge Expand per The Train su questa mappa che si può fare agilmente grazie alla strettissima chiusura data anche dalla rampa e dal passaggio sulla Natural. La nuova mappa consente anche... senza rocce questa mappa. Senza rocce e consente anche di fare una velocissima terza base di espansione per gli Zerg. Non attaccare il microfono, non attaccare il microfono. Rush sul microfono, gatto, credici. C'è un sacco di espansione questa mappa, tipo è perfettamente divisa a metà. Video verrà con noi che parliamo di sotto... il gatto che tocca il microfono. Sì, sì, probabilmente. Dannato gatto. Non è mio. Guardalo. Lo caccio, se continui. Ah, ciao. Basta di rendere tutti ricchioni. Non so se si vede in web. Dito che tu ami questo gatto. No, lo odio. Si chiama Gordon. Non mi cucina da mangiare. E poi si sta addormentando in braccio e guarda tipo con gli occhi mezzi chiusi il microfono. Annullato il filone di The Train e gli ritarda le basi di espansione. A questo punto The Train è in vantaggio rispetto al suo avversario. Mi confermi che le fasi si costruiscono nello stesso tempo sia per tutte le razze? Ovvio. Ok, non devo sapere questo, scusa. Già gli Zerg gli costa meno, no? Mi costa un lavoratore. Costa meno? No, mi costa 50 di meno. Costa di meno. Mi costa 50 di meno e un lavoratore in meno che non posso riutilizzare dopo, mentre voi godete. Il prodotto lo rimette subito a lavorare tu, lo puoi rimettere a riparare le cazzo di strutture. Scusa che con quei 50 ci fa due lavoratori. Uno. Che cazzo un dici? Lavoratore contemporaneamente un altro lavoratore perché c'è le larve, scusa. Scusa se tu hai muto. Zitto, Zitto! Cercare, e nessuno può dire niente perché io non ho nulla. Quel Cronobus e non rompe il cazzo perché a due basi vinci contro uno Zerg. Ma cosa? Intanto, come stavo dicendo, appunto, terza base per Zenio. Soltanto una d'espansione per The Train, anche perché il prossimo di tanto non può fare. E la conformazione della mappa aiuta lo Zerg in questo caso. E nuovamente vediamo The Train scontrarsi contro i grandi giocatori della beta. Ricordiamoci che in beta ci sono soltanto 300 persone più o meno, la maggior parte delle quali sono pro gamer. Noi siamo in beta. E poi tipo ci siamo noi falliti, anzi no, loro due falliti. Per lui non ha più la beta. Io non ho più la beta, mi ha detto no, la tua beta è andata boh, a Nirnakern, quel bastardo. Grande Nirnakern. Ciao riccone delle Filippine, no, dov'è che stava? No, quello della Karazhan, che palo ogni volta. Signori, io non mi ricordo i nomi. Mai! Chi sei tu? Comunque, cazzo! Da notare che... no, non si vedrà perché... pazienza, barangiate. Comunque qua sotto... qua sotto dove c'è la webcam ci sono i nuovi pulsanti del... per Nabbi, ma li hanno visti nei primi due video. Ah, no. C'è la webcam anche nei primi due video. C'è la webcam anche lì? Sì. Sì? E che palle? Shit happens. No, non è vero, non c'è la webcam. Perché no. Ti ricordi che eravamo ubriachi e non ci facevano inserirla? Comunque, insomma, sono...
Questi qua sono veramente noob friendly. Sì, sì, ma mi dà fastidio perché non ci sono più i vecchi tasti, quelli un fracco di tasti. Old, esatto, pattuglia, vabbè che intanto li sai ormai. Sì, li so, sì, però tipo se vuoi essere noob friendly allora ci rimane, lasci iscritti, invece no. No, perché i newbie non lo usano. Dove metti tutte queste cose poi? Tutto, tipo ci fai tipo che si apre da qua dal monitor un e crasha il computer nel frattempo. Ma guardalo, guardalo. Ma lascialo. Continua a coccolarlo in silenzio però. Stargate perde Train contro Zerg. Utilizza gli Stalker per pattugliare dagli Overlord per non farsi vedere. Inutile perché l'Overlord è entrato comunque. E lo Stalker infatti era tipo a guardare le stelle della sua Mothership. Ricordiamoci che questa è velocità iperluce. Guardate che la Mothership non ha. Nello spazio su. In terra non è. In terra no. Che ti piace quando mezzo fosse il gatto, eh? Ah, col piede? Sì. Vabbè, volevo farti i piedi. Ma tipo di tre quante pause fa, di santo, odiato da tutti i giocatori della CM, Dio santo, in due secondi c'è una pausa, in tutti i replay. Bello il pignolo che facevo tra l'altro, calci essenzialmente. Comunque, Mothership Core, che già abbiamo introdotto il nuovo core della Mothership, che praticamente è un unità... Il terzo game con Train, non dobbiamo ripetere il core. Sì, è un'unità che servirà a proteggere le basi dai rush di Zergling, che a breve diventeranno Speedling. Più tre game... Gate più fabbrica robotica, probabilmente per fare gli osservatori, per andare a scoutare le intenzioni del proprio avversario. Che sta andando a Blatt. A Blatt. Sta andando a Blatt. E mentre le tre sta andando a Fenici. A Fenici. Con un solo. Con un solo. Ha già fatto Stargate. Una Void Ray. Dov'è la Void Ray? L'ho vista spammare prima. Io non la vedo. Io dico che c'è. No. E invece ti droghi. Invece ti droghi pesante. Però c'è l'immortale però. Ma non sapete che ho bevuto il limoncino prima di qua. Ma non è vero. No, hai bevuto il limoncello, hai bevuto il. No, ho bevuto con la banana. Io il limoncino che c'ha. È presente come scherzo del limoncino. Sì. Pubblicità al limoncino. Che c'è la donna che è tutta bionda. Sì, ho capito. Bella che si mette il limone nella vagina e poi li strizza con le carte. Andate ci delle offerte in denaro, dobbiamo comprargli le medicine. Sono un ragazzo molto malato. Comunque bella questa regina presa al volo, presa da The Train, però ci sono i lanci a scuole preventivamente da Zenio. E morta la prima regina, morta la prima vittima di guerra. E l'osservatore. È il fottuto sistema che uccide la regina, non le Fenici. Ah, giusto. Esatto. E l'osservatore. E poi farò solo commenti. È un gatto che uccide il sistema, non le Fenici. Non lo so, è pazzo. Altri soldi anche per le medicine per lui. E poi un po' di soldi per il limoncello per tutti. Quello. Quello sì. Aia. Un sacco di sentinelle. No, aspetta, ha fatto un custode qua. E ma gli ha visto benissimo. Non glielo vede che c'è un zerota. Io so che tu sai che noi sappiamo che quello è un custode. Sì, questo è un custode che gli sta scautando tutto. The Train non fa niente per impedire al custode di guardargli qualsiasi cosa. E però c'è la Voidre. La Voidre che sta dando un sacco di fastidio alle unità di mono air di. Ma la smetti. La smetti. Che stai facendo, di santo? Stanno limonando. Si ingroppano a vicenda. Stanno limonando. Gatto. Gatto. Sai chi sembra? Leone e cane chi sembra? Ah, sì, è vero. Un saluto a Leone e cane. Tanto guarda, mi saluta. Sì, vuoi sì. Fare saluti? Sì, voglio fare saluti a Darkwing Duck. Se l'avete visto nella vostra infanzia, avete avuto un'idea. Zitto, poverino. Ci stai zitto! Perché mi è venuto in mente Yattaman? Ora pensando ai cartoni del libro. Yattaman. Ma te era bello. Uno dei migliori giapponesi. No, sulla scrivania no. Gatto. Vabbè, allora citiamo i classici. Kenshiro, l'uomo tigre. Ken, sei tu. Fantastico. Ecco, l'immortale non ha nulla a che fare con Kenshiro. No, per niente. Una parete. Tiri su tutta parete non che abbaccia. È l'uomo tigre, combatte contro il mare. Stai zitto, levati il microfono e vai a dormire. Mi fai citare i grandi cartoni. I grandi cartoni. Mila. Ah no, quello lì non è stato un grande cartone. Come no, era bellissimo. Più di Holly e Benji. Che campioni, Holly e Benji. Quest'uomo gioca a pallavolo e non c'è nulla di male. Ma è malato, quindi soldi per le medicine. Ricordiamocelo. Continua lo scontro aereo intanto da questa parte, visto che dobbiamo più o meno riprendere. Perché non lo tira su col gravity coso? Non può? È un tumore, lo estrae il chirurgo perché non può fare una pellice. Certamente del
idraulica. Investor, intanto che vanno a bloccare. Ha le manine da chirurgo la Fenice. Guarda qua che manine appunti di cazzo. Aia, aia. Sono bisturi quelli. No, bravo gatto. Vai sulla Fenice. Sì, la Fenice sulla resina. La resina c'è no, qualche danno. Occhio a ste void, occhio. Non ci ha fatto di cavata. Infestore Locust Swarmost. Swarmost, scusate. Aia, aia, aia. Mi fai male. Sì, ma non urlare nel microfono. Sì, appunto, levati il microfono e vai via, mutati. Sì, scusate la poca professionalità. No. Senti chi parla qua, però. Aia, sono ipocrita. Esatto, Desa è ipocrita. Questi Swarmost non ci arriveranno mai qua alla base di Desa. Vediamo, se sapete che Desa penso non per farvi vedere la mia storia. Non hai avuto l'infanzia, ma andare a lavorare nelle miniere. I 5 samurai? Ma se ho le mani liscissime. Scusa, direttamente c'è un samurai non te ricordi? La masturbazione non c'entra. La Zinga Z. Vabbè, ovvio. Ma secondo me non mi hanno mai preso tanto come Kenshiro. Gundam? Ma no, quelli non mi hanno mai preso. Yatama mi prendeva quello. Perché era stupido. Era un cartone favoloso. Dragon Ball, vabbè, non si dice neanche. È un classico. Però, sì, Dragon Ball, ovvio. Vabbè, i Cavalieri dello Zodiaco. I Cavalieri dello Zodiaco. Cazzo, non me la ricordo la canzone, lo sai? E neanche io. Cavalieri. Quella mi stava sul cazzo come canzone. Quell'altra, la prima. No. Vabbè, Ma mi hai cacato sulla mano. Bene, Dio Cristo. È giusto per iniziare che e ora dorme. A che cazzo dorme? Ci sembra giusto. Cioè, te il caldo della pu. Guardalo bello. Vabbè, Siamo in questo. Aia. Colpa di Poir. Se stiamo cento speedling. Ne abbiamo già fatti tre. Con le solite tre razze, ma dobbiamo fare il quarto con le solite razze. Perché facevano vedere il Viper, ed è giusto che le razze sono tre, Con la solita combinazione di razze. Gli speeding che fanno a spiantarsi sull'armata di The Train, 9 morti. Mi fai male, gatto. Ci vai via! Basta, sto gatto non lo cazzo. No! Va bene. Torniamo qua e abbiamo 100 speeding che si stanno facendo massacrare da i colossi e le void ray. Ti fai anche ma graffito pure medio Cristo. Cazzinello, povero gatto. Non si graffia la mano che ti spama. Invece sì, se perché la tua... tu riesci a catturarlo quel gatto se inizia a correre. Sì. Come in acqua, vero? Come in acqua. Come ti muovi in acqua? Il gatto ha volete l'acqua. Togliere i poteri a Foyer? Le sue capacità, le poche capacità fisiche che ha, metti in acqua. Ma basta 30 centimetri, Come ma anche meno, una ventina. Con tutta spinta di altri come la logica. E non riuscirà più a muoversi. La sua velocità passerà di 9 metri al round a 2 metri. Citazioni colte. Comunque, vediamo se The Train riuscirà a pulire il biotumore su questa mothership. Sì, ma non è il problema pulire il biotumore. Quello che c'è dietro. Ci sono un po' di spin, ci sono. Non ho mai visto. No, vai un po' più indietro. Un po' più indietro. Continua ad esserci un po' di speeding. Un po' di... Festor, Locust, un po' di Locust, un po', E vabbè. Come il match contro l'altro Zerg. Guardiamo l'esercito centrale che arriva. Tanto che questo qua c'è anche l'infestor. E la massa blu che è passata di sotto e non si è fatta sgamare da The Train. Allucinazione, io credo in te. Quest'occhio è bisogna prenderlo, promemoria. Aia. Madonna, com'è persa questa base. Quanto è persa questa base. Sì. Questa cosa è proprio aperta. No, forse gli spacca tutto, Ne ha persi tantissimi, ne rimarranno una trentina. No, ha ucciso il lavoratore. Ha ucciso un lavoratore? No. Con tutto sistema capitalista che uccide i lavoratori. Non ha fatto nessun danno sostanziale, lo Zerg ha aperto un box di minerali. E intanto qui le voglie cariche vanno a spaccare le basi di Zenio, che a questo punto pensa di avere la vittoria in mano, ma si ricrederà a breve perché contro... The Train non si scherza. Liquid Zaino che avanza con tutta l'armata a questo punto può utilizzare gli Swarmost per sono piazzare tanti Swarmost. Sono tanti e c'è il Detector, dov'è l'Observer? No, c'è la Reno gli Observer. Sta facendo le Tempest, gli Oracle per ora e non l'Oracle funziona anche da scout. Sì, da rivelatore. Detector, eccolo qui, ha usato il rivelatore sul coso, ma è morto. Però 60 secondi di rivelatore. Sì, li rivela per 60 secondi, Oppure può fare il preordine che costa 50, lo fa preordine lo fa sull'edificio e rivela queste e queste che fanno un danno e queste che fanno tantissimi danni sulla base di
Liquid Zenio. E continua l'attacco di D3, che a questo punto si sta attenzione. Difendendo. Però ci sono i Fruzlor, ci sono i Fruzlor. Matriarchi. È una bella combo quella di Zenio. Però adesso le Tempest. Beh, magari può gustare i Matriarchi. No, no, adesso le Tempest possono vediamo. Oh, entriamo a gustare i Matriarchi. Focus e Patriarchi, guardate com'è bella questa linea, prima questo e poi questi, in ordine. Comunque qui si vede la debolezza del Tempest, una Tempest non ti cambia la vita, in un Patriarca sì. Sì, esatto. Ma guarda, Gorra, ma andiamo a seguire un secondo le... No, dobbiamo... Dobbiamo seguire qua, no. Non c'è niente, la parte del Drain che sta affondando tutto. Qua invece sta affondando tutto Liquid Zenio, e sarà anche più veloce perché Liquid Zenio gli sta distruggendo tutto l'esercito. Ma è il Mario 5, scusa. Dov'è il Mario 5? No, mi chiedo se l'ha perso. No, c'è ancora. Penso che lo tengo qua per fare il Master Ball, ci sta. Dici? Sì, può essere per portarlo salvare. Sopra, per salvare qualcosa. Oppure se ne... Non riesco a trovare il tempo per usarlo. Che combo definitiva tipo i Locust, un dati Locust. Capisci. E questo che è quello che dicevo nel game prima, mancavano l'infetto a supportare le Locust. Ah, oh, finalmente un bello tempest. Snipe, questo sì che è uno snipe come si deve, guarda dove lo uccide, se la porta a casa. La porta quindi... a casa e continua l'attacco di... Stare attento però non passare... Aspetta, c'è gli Observer, quindi si porta a casa anche quelle, no, decide di puntare i Broodlord. No, spara... Io sparerei alle loro. Si spara? Spara sì. Visto te non si spara. 3, 4, 5, 6, 5, 3, 4... Passa il gatto, no, non se la porta a casa, no, sono troppo. Non la guarda com'è bello il sangue, però, hanno fatto molto meglio il sangue. Con quel culo. Ah, un culo di gatto che metto sullo spazio. Sono allergico! Allora vai via, no, che poi stai male, inizia a sanguinare dalle orbite. Ma viene da me, notate che viene da me e non da Dartilus. Perché gli animali capiscono che io li amo, ma non li prendo come da Dartilus, che si dice, stridola addosso. Intanto, come ci sta ore e ore. E poi ti cacci sulla mano. A me non è prezzo accettabile. Vabbè, non se mi abbracci per ore poi ti posso toccare in questa mano. Sì. Vediamo allora quale è stato utilizzato l'energize della Mothership Core. E mentre Detrek continua a pulire il più tumore, sinceramente. Guarda che snipe! Guarda! Sì, beh, butta gli Overlord! È una pulizia degli Overlord di Le Tempest ora iniziano a essere. Cioè, non so se ti rendi conto che qua ci sono 1200 di gas e tre minerali, Se perde una è un taglio irreparabile. Però intanto le sta usando in maniera eccelsa. Eccelsa? Eccelsa? Sì, my lord. Ma dove è finito l'Oracle? Ah, disteso. L'Oracle. Dovrebbe avere però tipo uno server più avanti, eh. Non vedo l'Oracle, mi sono rotto le palle. No, vediamo, continua l'attacco con questo Tempest. Chi spacca Yost, guarda che figata. Vai, attenzione, ci sono i Viper, prendo tutte le Tempest. Hanno preso tutte le Tempest. Mandate in mezzo ai corruttori. Nuovi Infestor. Cresce le fungine su tutto. E non ci rimane niente. Sacco di corruttori. Le Tempest hanno fatto il loro lavoro. E ora che non sono più Tempest, i colossi sono il prossimo obiettivo dei corruttori che non perdonano. Madonna, i Viper, ragazzi. Bravo. Sono un'unità allucinante. Se usata in maniera egregia come la fa il nostro Zerg. Il nostro Zenio gli ha fatto perdere tutta l'armata. Le Tempest sono morte. Ha perso 4 colossi. Ha perso 3 Tempest. Ha risorse perse per. Guarda se là l'Oracle. A destra, a destra, a destra, a destra. È qua l'Oracle. Sono fenici che non servono più a niente e sì, esatto, di sopra. Non serve. E sta perdendo tutto, sta perdendo dei treni. La superiorità di Zenio a utilizzare le unità si sta rivelando superiore. Di nuovo il colosso però davanti, questa volta è un errore. No, l'hanno preso i Viper. Quelle sonde che passano lì e sopravvivono è un miracolo. Sì, e anche questi. No, i Cloud, sto utilizzando il Cloud. Ma a cosa li serve? Il Cloud non gli serve perché non è più solo su biologico, che te l'avevo detto. Attack range of any unit. Sì, c'hai ragione. Brutta cosa. Quindi brutta. Se lo banghi sui colossi non può più sparare. Però se lo banghi sul colossi non può sparare. È terra. Ah, ok. No, siccome era in mezzo alla nuvola e allora. Raga, un nerf assurdo sul colosso. Dovrebbero non metterlo. Cioè, il blind vuol dire, cioè, metti una nebbiolina sulle zampine del colosso. Dovrebbe funzionare sulle unità non massive. Esatto, però a quel punto non funziona più Thor. Infatti non dovrebbe funzionare.
Sta spaccando tutto, la vedo malissimo per il treni, che a questo punto mi sa che darà GG a breve, anche perché non ha più minerali risorse nelle sue basi, e c'è quest'unica base produttiva, però la sua scopata dagli spilling, e Zenio mi sa che si porterà a casa questa partita. Infatti GG da parte di The Train. Zenio ci ha fatto vedere come utilizzare i Viper, come grabbare tutto, come utilizzare la nuvola per impedire agli Stalker di far fuori gli eventuali Speedling, oppure Blatte, oppure Infestor. E come utilizzare la nuvola accennata alla crescita fungina dell'Infestor, che è una cosa spettacolare. Levi la distanza a un gruppo di Ranger, li fai diventare melee, li lasci immobili e te li ammazzi. Non ci provare nemmeno, ti ammazzi con 2-3 Infestor. Vabbè, grazie di averci seguito e alla prossima puntata di 8. Agli occhi verdi!